Le ho viste, loro, i loro volti dei lividi celati, loro, gli ematomi nascosti tra le cosce, loro, i loro sogni rapiti, le loro parole azzittite, loro, i loro sorrisi affaticati. Le ho viste tutte passare nella strada, anime scalze, che si guardano dietro, temendo di essere seguite dai piedi della tempesta, ladri di luna. Attraversano, camuffate da donne normali. Nessuno le può riconoscere, tranne quelle che sono come loro. Questa poesia dal titolo Le ho viste, inserita nella raccolta Anime Scalze, è tra le poesie più conosciute di Maram al-Masri, poetessa franco-siriana, figura di spicco della poesia internazionale, che i ragazzi del liceo Alfano I hanno potuto incontrare stamani, 5 aprile, presso l'Aula Magna dell'istituto. L'evento si inserisce nel progetto Voci Migranti, organizzato dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Salerno in collaborazione con la Casa della Poesia, che prevede l'incontro di ospiti internazionali con studenti e docenti di varie scuole del nostro territorio per promuovere la conoscenza e la diffusione della poesia sotto il profilo culturale, ma soprattutto come strumento di testimonianza e di racconto, offrendo spunti di riflessione e di approfondimento sulla realtà che ci circonda. Siamo ormai alla decima edizione di Voci Migranti e Maram al-Masri è una nostra ospite fissa, vorrei dire grazie a Casa della Poesia che organizza questo ciclo di incontri e ci fa dono di queste presenze che sono un'occasione straordinaria per i nostri studenti perché attraverso la poesia hanno la possibilità di ascoltare le emozioni dell'altro e mettersi in sintonia con l'altro. All'interno delle nostre lezioni di educazione civica abbiamo inglobato questo percorso di Voci Migranti perché l'ascolto reciproco delle culture, delle parole, dei sentimenti possa far crescere tra i nostri studenti il sentimento di fraternità e di riconoscimento dell'altro non come un nemico, ma come un alleato. La Siria è una terra bellissima e antica, ricca di arte e cultura, una terra spezzata e distrutta proprio di là, sull'altra sponda del Mediterraneo. Qui, nel 1962, a Latakia, nasce Maram al-Masri. In Siria resta per 20 anni studiando letteratura inglese a Damasco, con alcuni soggiorni in Inghilterra. Nel 1982 è poi costretta a fuggire a Parigi con il marito, in quanto oppositori del regime di Assad. Il matrimonio però finisce. L'ex marito torna in Siria e la allontana dal figlio per 13 anni. Attualmente vive a Parigi, dove scrive esprimendosi sia in lingua araba sia in lingua francese. L'esilio, la lontananza dalla terra del cuore, la Siria e dagli affetti, il sentimento profondo della violenza a cui sono sottoposte in forme diverse non solo le donne orientali ma anche quelle occidentali, è una costante della poetica di un'autrice che, per l'icastica brevità e la sottile eleganza, è stata paragonata a Saffo. Con i suoi versi esplora il dolore e il coraggio delle donne, i conflitti, gli scontri culturali e l'amore. E la poesia e la scrittura saranno la salvezza di Maram al-Masri, con versi che inizialmente si aprono alla bellezza e al desiderio amoroso, per assumere poi una valenza taumaturgica capace di sublimare il dolore subito. La poesia diventa poi militante, un forte appello perché ci si affranchi dalla cultura della sopraffazione. I ragazzi hanno attivamente partecipato all'incontro di stamani, sia leggendo vari brani prevalentemente tratti dal libro Anime Scalze, sia ponendo domande all'autrice. Da una di queste domande la poetessa trae lo spunto per spiegare la genesi della raccolta. È accaduto in una metro di periferia a Parigi, quando un sorriso ha innescato il suo riscatto poetico da quel periodo di profondo dolore in cui non riusciva più a scrivere. Era quello di una donna, spiega Maram al-Masri, che frequentava un centro antiviolenza, un centro seminascosto perché i mariti violenti non possano raggiungere le loro mogli.
Ho pensato, se lei riesce a sorridere, perché non io? Lì ho incontrato donne afghane, vietnamite, francesi, donne col velo, diplomate che sono prigioniere della paura. Ho raccolto le loro testimonianze e quelle dei loro bambini, spesso terrorizzati, e le ho trasformate nelle poesie di anime scalze, perché io sono loro e loro sono me. L'importanza di questi incontri con i giovani viene posta in risalto sia dalla dirigente scolastica che dall'autrice stessa. Nell'ultima settimana hanno letto e approfondito i testi di Maram e la ricchezza e la varietà dei contributi offerti dagli studenti, ci racconta del fatto che quando mettiamo delle cose vere nelle mani dei ragazzi, i ragazzi le fanno brillare. Spesso il risultato del nostro lavoro si vede molto dopo. Et on est étonné qu'il y a beaucoup de gens qui disent grâce à vos poèmes ou grâce à la poésie, je suis devenu quelqu'un. E allora ci si stupisce perché magari si sente qualcuno che ti dice grazie alla tua poesia o grazie alla tua, a uno dei tuoi libri, io sono diventato qualcuno. Voilà.